Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, Cannes è ormai arrivato, ma non vi preoccupate, sia io che Popcorn Time siamo qui, puntuali come ogni settimana, a consigliarvi quelle che sono le novità cinematografiche di questo weekend. E iniziamo proprio da un film nostrano che attraverserà la Croisette. Sto parlando di Fortunata, il nuovo film di Sergio Castellitto che arriverà nelle nostre sale questo sabato. Protagonista di questo film, Jasmine Trinca, accompagnata da Stefano Corsi e da quel bel pezzo di carne di Alessandro Borghi. Fortunata racconta la storia di una giovane madre, forte e coraggiosa, con un matrimonio fallito alle spalle che quotidianamente combatte per conquistare il suo sogno, aprire un negozio di parrucchiera sfidando il suo destino, nel tentativo di emanciparsi e conquistare la sua indipendenza e il diritto alla felicità. Restiamo sempre nelle lande italiche, ma questa volta attraccando sulle sponde del cinecomic Made in Italy. Tu non ci hai capito un cazzo. Vincenzo Alfieri porta al cinema I Peggiori, con due improbabili ma sorprendenti protagonisti mascherati, o quasi. Due fratelli squattrinati e senza prospettive, nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore, si inventano un'insolita attività. Armati di maschere e microcamere, demoliranno pubblicamente l'identità dei veri furbetti del quartierino che infestano il bel paese, trasformandosi così in due improbabili eroi a pagamento. Voglia di mistero e adrenalina. Suspense. Acclamato dalla critica e dal pubblico statunitense, sta per arrivare nelle nostre sale il nuovo horror a sfondo razziale del produttore Jason Blum, Scappa, Get Out. Ora che Chris e la sua ragazza, Rose, sono arrivate al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy e Dan. In un primo momento Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia, ma con il passare del tempo fa una serie di scoperte sempre più inquietanti che lo portano ad una verità che non avrebbe mai potuto immaginare. E se il genere horror non fa per voi, ma non disprezzate il thriller, ho un titolo che potrebbe incuriosirvi, tratto da un libro di enorme successo. Sto parlando di The Dinner, che vanta tra i suoi protagonisti il sempreverde Richard Gere. Quella che sembra essere una normale riunione familiare si rivela essere invece l'occasione per discutere di un terribile omicidio commesso dai rispettivi figli e ancora impunito. I quattro genitori si trovano di fronte a un doloroso dilemma morale: proteggere i propri ragazzi nascondendo la verità o agire secondo giustizia e denunciare il crimine. Portata dopo portata, i rapporti si frantumano e si svelano così i veri volti dei quattro protagonisti. Non siete ancora soddisfatti? Ma davvero? Siete proprio incontentabili? Va bene, voglio fare uno strappo alla regola e questa settimana non quattro ma ben cinque titoli, signori. Se siete degli amanti del fantasy, questo titolo fa proprio al caso vostro. 7 minuti dopo la mezzanotte, con protagonisti Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby Kebbell e Geraldine Chaplin. La storia narra dell'incontro tra il dodicenne Connor, vittima di bullismo a scuola, che a causa della malattia della mamma è costretto a vivere con una nonna fredda e distante, e una creatura fantastica che il ragazzo invoca nei suoi sogni per sfuggire alla solitudine del suo mondo reale. E la creatura si manifesta ogni sera, 7 minuti dopo la mezzanotte, per raccontare a Connor delle storie, frammenti di un viaggio emotivo alla ricerca della verità. Allora, ricapitoliamo. Drammatico, commedia, horror, thriller e fantasy. Beh, possiamo dire di aver accontentato un po' tutti. Noi ci vediamo con Popcorn Time la prossima settimana, ma non dimenticatevi di seguire i nostri aggiornamenti direttamente dalla Croisette di Cannes. E intanto, se il video vi è piaciuto, pollicione in su, spammatelo a motore e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ho sbagliato? No. Get out. Get out. Non mi ricordo più. Fantascienza del fantasy. Dio. E mi sono dimenticata? Ragazza, aveva un nome incomprensibile. Allora, Nick, non mi ricordo più. Ma ciao! Ho sbagliato mano. 42.